dovremmo specificare bene gli obiettivi del corso, che sarebbero quelli prima di tutto di conoscere lo strumento, che in questo caso è Clip Studio Paint. Questo qui ovviamente ve lo porterete per la vita, a prescindere da quello che imparerete di disegno, quello che imparerete di colori. Lo strumento, diciamo, è uno strumento professionale, come dicevamo, è lo strumento ovviamente che usano tutti, molti ora stanno passando da Photoshop a Clip, perché ci sono una serie di, diciamo, di pro che poi Giorgia vi spiegherà nel dettaglio anche io. Quindi prima di tutto la conoscenza degli strumenti, che cos'è un layer, come funziona il cerchio cromatico, tutta una serie di appunto gli strumenti di selezione, eccetera, eccetera, tutte cose che ci aiutano quando passiamo dal tradizionale al digitale, ci accorgiamo che ci sono una serie di tool in più che possono velocizzarci il lavoro. Ci sarà ovviamente la parte di Giorgia sul disegno, quindi un po' sull'anatomia, sulla parte, diciamo, dello sketch, come ha detto lei, dei diversi passaggi dello sketch. Alla line art, quindi alla matita completa, alla parte di inchiostrazione. Dopodiché con me vediamo come approcciarci alle palette cromatiche. Quindi dicevamo, diciamo la Disney è campionessa in questo, quindi nel riuscire a focalizzare l'identità del personaggio solo attraverso i colori piatti, quindi fermarci a quello che avevamo visto era lo stadio iniziale, dove potevamo, diciamo, dire che l'illustrazione era già chiusa così. La parte delle ombre e delle luci, quindi pensare un po' a come i nostri volumi del corpo, come diciamo, interagiscono con la luce direzionata da una parte, e dopodiché tutti gli effetti dei materiali con la divisione principalmente fra quelli opachi e lucidi, quindi quelli che riflettono la luce e quelli che la assorbono, e all'interno di quelli lucidi ci sono anche quelli che sono più lucidi, quelli che sono meno lucidi. Quindi ultima cosa saranno gli effettini, le texture, i materiali e via dicendo.